diventata una selva, nonché una discarica a cielo aperto. Guardate qua, a momenti l'immondizia è sovrastata dalle erbacce, quello che ci sto camminando dentro. Vedete, guardate in che stato si fanno vivere, guardate qua che schifo, ma è vergognoso. Ma perché non ti metti un poco a lavorare, visto che sei anche pagato per queste cose? Sono 6 anni che percepisci lo stipendio di assessore e non hai mosso un dito. Vedi, sarebbe ora che ti attivi e fai ripulire un poco questa strada. E non solo, questo è... E adesso io ho ripreso di nuovo il giro, questo è il primo step, ma continuerò tutti i giorni fino a che non ti metterai in testa che ci devi far vivere in un contesto migliore, perché ti sei assunto delle responsabilità, perché la gente ti ha dato fiducia e perché sei pagato per risolvere questi problemi. Pagato! Vedi? Torno indietro perché non lo voglio fare troppo lungo questo filmato. È veramente vergognoso. Passare qui veramente ci vuole del coraggio. Va bene che a me non mi manca. Guardate. Che schifo. Guardate. Ti devi svegliare. Ti devi svegliare. Hai capito che ti devi svegliare? Non puoi stare lì a dormire in questo torpore autunnale. Va bene, hai dormito d'estate, hai dormito d'inverno, hai dormito in autunno, dormi sempre. Ti proponi per cariche più importanti in futuro, ma se queste sono le tue credenziali, statti a casa, che è meglio, perché non è cosa tua amministrare. Vedi? Tra l'altro mi è stato riferito che come i bambini, dice sì, lui segnala e io non lo faccio. Va bene, allora mettiamoci d'accordo. Io non segnalo, ma tu devi fare. Va bene, ti do un po' di tempo. Poi vediamo un poco se veramente lo fai. Comunque resti un bambinone, perché non si agisce così. Un amministratore non dice perché me lo segnala l'opposizione, io non lo faccio. Tu lo devi fare a prescindere. Anzi, non devi aspettare che qualcuno dell'opposizione ti faccia notare questo schifo, questo disagio, questo squallore che esiste. Vedi? Ti devi attivare subito. Rivesti un ruolo importante, hai i mezzi e la capacità per poterli risolvere. Solamente che te ne freghi, perché stai sempre lì con i tuoi 3 o 4 galoppini intorno a litigare tra di voi della maggioranza per problemi attinenti a tutt'altra cosa. Va bene? Io mi fermo qui stamattina, guarda, ma non ti lascio. Guarda, ti marcherò stretto. Devi far fare pulizie, pulizie e pulizie. Se no ti renderò la vita difficile politicamente, sappilo. Cerca di fare queste cose, altrimenti avrai in me veramente, non un avversario, un nemico. Buona giornata a tutti.